come dire, a cercare delle sponde per portare anche in porto un provvedimento come questo, no? Non lo potrà fare da solo, dovrà cercare. Non credo che si parlerà di Ciucci in quel caso, perché lui cerca di raggiungere un obiettivo. Insomma, questa politica sta in qualche modo anche dalla vostra parte, in qualche caso, o per forza no? Ha utilizzato un termine scorretto, la politica sta dalla nostra parte, noi siamo politica e tutti fanno politica, sono i partiti che è da capire da che parte stanno, che è una cosa molto diversa. E quindi noi continueremo a fare politica, l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farla, la politica sana. Saranno i partiti che dovranno dimostrare di tornare a fare politica. Dipende da loro. Questa è una norma di legge. No, quindi chiedo Iniziamo con. un esempio di cosa potreste invece. Allora, dopo prendo e ti rispondo sul punto. Noi adesso vogliamo fare passare un principio. Abbiamo un ordinamento, lo strumento cerchiamo di introdurlo. È evidente che queste lettere A, B, C fino alla G, mi sembra, non sono potestà del Comune di Milano. Sono normate a livelli superiori. Nel momento in cui. Ma proprio come atteggiamento è importante che, per esempio, noi come Monfiforza Politica non, cioè, non dobbiamo indirizzare i cittadini, deve essere uno strumento proprio come strumento a disposizione dei cittadini. Come esempio, io prendo quello che abbiamo già fatto di referendum. Cosa sarebbe successo se fosse stato deliberativo? Che le risorse finanziarie sarebbero state utilizzate per dar corso ai referendum dei cittadini, magari non per comprare le aree di Expo. No, l'atto. No, secondo me tutti i referendum. Questi limiti di legge erano già presenti anche per i cinque referendum. Quindi è proprio non toccare atti molto specifici. Piano urbano della mobilità. Poi sì. E poi proprio gli atti specifici che toccano la città. Per esempio, Expo. Tra circa un mesetto faremo una conferenza Expo Diffusa e Sostenibile. Una delle scelte era, per esempio, non andare in questa direzione di un Expo dove si comprano i terreni, cascina merlata, sappiamo benissimo come funziona, come speculazione edilizia, ma fare Expo Diffusa e Sostenibile. Non un progetto così campato in aria dal movimento, ma un progetto di 300 pagine del Politecnico di Milano, che era proprio fare un'esposizione universale che non fosse centrata con i territori, con una logica vecchia, ma sparsa sulla città utilizzando risorse che già ci sono. E per esempio in Svizzera nel referendum, nell'Expo del 2004, nell'Expo intermedio del 2004, i cittadini con un referendum obbligarono l'amministrazione a fare un'esposizione universale temporanea, cioè che una volta finita veniva smontato tutto il territorio e veniva ripristinato come prima. Questo l'hanno fatto i cittadini svizzeri con un referendum proprio su un Expo. E per esempio, ce l'ho di là, il progetto Expo Diffusa e Sostenibile, è venuto il docente del Politecnico a dirmi: noi abbiamo fatto questo, non me la, non, non l'hanno mai, hanno finanziato la ricerca, ma non ha mai finanziato il progetto, aiutateci a dare visibilità a quello che poteva essere un'Expo diversa, reale, con già un progetto del Politecnico di Milano fatto.
Questa è una, per esempio, delle scelte dei cittadini, perché andare a comprare con centinaia di milioni di aree di RO di proprietà della fiera non è che ci interessa molto come cittadini, mi sembra. Ah, scusami, ma spero di sì, io non vedo l'ora proprio da quando siamo entrati di poter far progetti che vengono valutati nel merito. È questa la cosa, cioè normalmente nella nostra vita di tutti i giorni fai in famiglia, fai dai, prendiamo questa cosa, se è sensata lo si fa, se no no, con i partiti non funziona così. Cioè la capogruppo Rozza fino adesso, se gli stavo antipatico io o non gli piaceva la proposta, così non la metteva neanche in discussione. Speriamo che si cambi almeno da questo punto di vista. Non ho dubbi, possiamo iniziare a vederlo sia da questa proposta come modifica statutaria che poi sulle altre mozioni che sono ancora in attesa. Quindi oltre a questa ci sarà presto una mozione sul bilancio partecipato, anche lì vedremo subito se nel bilancio di quest'anno avranno il coraggio di dedicare un capitolo di spesa proprio per dare alle zone un tot di centinaia di migliaia di euro da far utilizzare i cittadini. Poi la procedura lì è ancora più lunga di quella del referendum deliberativo, però cioè, ci sono modi, viene fatto a Canegrate, in tanti comuni anche qua vicini, dove si stanziano 200.000 euro per esempio per zona e i cittadini, no, quelli è un comune più piccolo, quindi sarebbe qualche centinaia di migliaia di euro in più per zona, e i cittadini facendo dei progetti scelgono dove utilizzarli. Queste sono le sfide che facciamo all'amministrazione, proprio modificare gli strumenti di partecipazione, dare strumenti alternativi. L'importanza di questo referendum non è semplicemente, questo ci tengo molto a dirlo, l'ho detto prima, non è il fatto che i cittadini utilizzeranno spessissimo questo referendum, ma è la consapevolezza per l'amministrazione che se fanno una scelta sbagliata i cittadini possono usarlo. Questo automaticamente avrà una ricaduta sull'amministrazione enorme, enorme, anche se i cittadini non useranno mai questo referendum, per assurdo. Siamo per le interviste televisive. Ultimissimo, scusate un attimo, vorrei soltanto se vi potete presentare, perché non vi siete presentati. Potete dire il nome che siete e poi lo montiamo. Quindi guardi qua. Sì, vabbè, Stefania Battistini della RAI. Stefania Battistini della RAI. Ti volevo chiedere, visto che certo. C'è stata la vicenda Boeri, cosa ne pensate voi del 5 Stelle di questo sfiguramento che ha creato molte polemiche? Il mio parere personale come consigliere non mi ha sorpreso questa cosa, visto il comportamento che è stato tenuto da 2 anni a questa parte, proprio a livello di condivisione delle scelte dei cittadini. Anche il fatto che in consiglio ci siamo trovati all'intervento del sindaco che diceva sì, Boeri è bravissimo, ma tutti che lo ringraziano, e poi lo si manda a casa, è non condividere con i cittadini le vere motivazioni che ci sono dietro. E non mi sorprende che siano le solite diatribe tra partiti, come di fatto spartizioni sono state fino adesso. È questo, cioè se si vuole un'altra cosa, nel programma elettorale sulle nomine era molto specifico il programma di Pisapia. Diceva nuovi strumenti di consultazione, partecipazione e condivisione. Qualcuno di voi ha visto un curriculum girare in questi giorni per i nuovi assessori? No. Cioè, a Parma, quando abbiamo vinto le amministrative, non è che abbiamo scelto tra i nostri consiglieri, tra chi era stato eletto gli amministratori. Abbiamo fatto un bando su tutta la città e oltre, per cercare le persone migliori proprio, con il curriculum e con la condivisione con i cittadini. Questo ancora non c'è stato, è un'altra occasione persa. Noi lo facciamo per il gruppo consigliere regionale. Sì, per regionale. Il gruppo consigliere regionale lo fanno. Adesso lanceremo appunto la ricerca del nostro staff del gruppo consigliare. Stessa logica. Scusate, ciao, quindi servizio. Scusate. Io? Sì, Paolo Bollani, Europa Live. Paolo Bollani, Europa Live. Facciamo le prime interviste. Ma l'intervista io no, io ero a Milano. Secondo me fai come ti senti e scappi. Va bene qua? Facciamo qua, ti metti qua. Ok. La stanza è orribile, sia per l'audio che per me. Ok. Sì, io ci sono.
È stata bravissima. Sì, è bravissima. Certo, allora devo passare sennò da Renato. No, no, l'unica cosa mandami sms perché così non riesco a rispondere mai praticamente. Allora 334 30 22 460. Il mio problema è proprio che quando mi consigli non riesco a rispondere, sono sms più che a casa. Mattia Calise. Mi raccomando, la prossima volta però fai che funzioni proiettore. Ok. All'acquario domenica pomeriggio dalle 3 alle 3 e mezza. Scusa, finalmente ti a Milano. Potevamo fare la iniziativa, era quello il problema. Aspetta che per darti il numero io lo devo sapere e questo comporta che devo fare un'operazione. Ma devo saperlo dove mi chiami. Sì, no, visto. Considera che ci vuole tempo di toccare il piano. Non abbiamo le carte, le cose, mi occupo di questo, ma anche non è molto importante. Grazie, è una conferenza. No, no, infatti sto dicendo grazie. Ah, scusi, Battistini, Спасибо.